quando ci si mette? Beh, i miei due fratelli diventano pesanti. Sai dove sta? Il tempo è la riprova che il nostro amore è molto forte. Non posso andare avanti. Non puoi scegliere. Mi dispiace, Felipe. Ehi, stai bene? Cercherà sempre il suo Felipe. Questa è un'unione indissolubile. No, così non va bene. Ma possiamo decidere noi, è così. No, non può essere. Tu sei il mio amore. Tu sei il mio amore. No, non deve andare così, no. No, Luna! Voglio vedere un'altra ragazza. E allora? Sul serio? Sì, perché mi devo nascondere? Perché devo fingere? Non ti devo nessuna spiegazione. Nessuna? No, nessuna. Prima noi due avevamo qualcosa che ci univa, ma oramai... Sì, no, va bene, hai ragione. Ce l'avevamo, ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo ancora. Però tu mi hai detto che sei innamorata di Sebastian e tutto il resto, e... Beh, però... Sebastian è morto. Ma sei stata tu a chiedermi del tempo, Luz. Volevi una pausa per pensare. L'hai detto tu, non me lo sto inventando. No, non sto dicendo che te lo stai inventando. Va bene, però... Non so, pensavo che da parte tua... Che pretendevi? Cosa pensavi? Che sarei stato ad aspettare? Non è così, la vita continua. Non mi piace essere una seconda scelta o sostituire qualcuno. Io non te l'ho mai chiesto. Beh, sì, però cerco di farmi una vita, di andare avanti. Non faccio niente di male. Sì. Sì, lo so, però, guarda, io... Niente, Luz, basta. Però niente. Me ne devo andare. Scusami. Martin! Che c'è? No, niente. Divertiti, allora. No, davvero, il collegio è bellissimo. Abbiamo anche un gruppo rock. Sul serio? Te lo giuro. Raccontami, che bello. Ti ci vedo con la chitarra. Sì, sono la chitarra, le tastiere e canto anche. Però tu invece preferisci il rock oppure il reggaeton e la musica latina? A me piace proprio tutto. Sei splendida. Oh, che amore. Valentina, che vuoi fare? Così ti vedrà. Quello adesso mi sente. Beh, sì. Ti sentirà, però adesso proprio no. Non è il momento adatto. Gliela faccio pagare. Valentina, basta, così farai una figuraccia. Non è il caso. Non mi interessa, lasciami.
Basta, basta, sul serio, lo dico per il tuo bene. Beh, per il tuo bene dovresti lasciarmi. Va bene, ti lascio, ma vuoi ascoltarmi? Non pensi che anch'io vorrei andare a strappare tutti i capelli a quella... a quella scema? Non è colpa sua, Gaia, è lui che è venuto qui, lo capisci? Va bene, è lui. Tu non credi che mi piacerebbe urlargli in faccia di tutto e rovinargli la festa perché... perché è un bugiardo? Però no. No, mi controllo, non lo faccio, non lo farò, perché se no mi metterei in ridicolo davanti a tutti e non voglio che lo faccia neanche tu. Valentina, sul serio, è per il nostro bene, non andare. Che c'è? Ti annoi con me? No, come potrei annoiarmi con te, splendida? Non so perché il mio amico non sia venuto, tutto qui. Martin, ora arriverà. Sì, solo che non conosce bene la città e non sa come muoversi. Ah, è straniero? No, è di un'altra epoca. Ah, bene, sei un tipo spiritoso. Sì. Sei così carino. Dimentica il tuo amico adesso e andiamo a divertirci. Dai, andiamo. Andiamo. Andiamo a ballare. Io l'ammazzo. Basta, l'ammazzo. No, tu non ammazzi nessuno. Vieni, vieni con me, andiamo. No, andiamo, no. Vieni. Quello che abbiamo pensato è che voi non potete improvvisare sempre. Un giorno volete fare una sfilata di moda, un altro giorno una commedia musicale o un altro giorno, chissà, uno spettacolo del circo. Che? Sul serio? Certo. Prestigiatori. Sì, ma tanto è tutto inutile perché voi non concludete mai niente. Bisogna capire se si può, se ci bastano i mezzi, se bisogna chiedere dei permessi alle autorità, al municipio. Quanto personale ci servirà prima, durante e dopo questo evento? Certo. Qualcos'altro. E poi se dobbiamo cercare altri fondi, chi potrebbe aiutarci a trovarli? Va bene, d'accordo. Come giustificare le spese? No, non lo capisco, non lo capisco. Dovete capirlo, vi propongo una cosa. Sì, è meglio, proponi qualcosa, perché se dovete solo criticare senza far proposte è meglio stare zitti. Sì, calma, va bene, va bene. Voi vorreste fare una sfilata di moda? Ma certo! Ma la decisione è unanime, però io avevo sentito che alcuni ragazzi volevano fare una commedia musicale. Perché non fare entrambe le cose? Certo. Certo. Verrebbe più gente. Sarebbe un festival di beneficenza con musica, sfilate, buffet, una fiera del cibo. Che ne dite? Come fiera del cibo? In che senso? Silenzio. Ragazzi, i dettagli li discuteremo dopo. Siamo tutti quanti d'accordo? Dobbiamo servire qualcosa che si mantenga. Che significa? Polenta, crostini, cose confezionate che durano più a lungo. Bene, allora faremo la sfilata e la commedia musicale. Certo. Forza. Bene, ragazzi, bene. Alessio, come stai? C'è qualche novità? Non ho voglia di parlare ora. Allora hai un problema. Che succede? Scusa, parliamo domani. Va bene? Vuoi andare a dormire con questa angoscia dentro? Devi sfogarti. Se vuoi io sono qui, sai che ti sono amica. Non vuoi parlarmene? Ho visto Luna che baciava Felipe. E questo ti fa soffrire, mi dispiace. Non pensavo che potesse fare una cosa così, dopo aver combattuto per stare insieme. Beh, adesso non trarre conclusioni affrettate. Magari lei non voleva e tu... Certo, lei non lo stava respingendo né rifiutando, non lo ostacolava affatto, non faceva niente del genere. Beh, allora non è come pensavo. Non so che cosa dire. Lei verrà a parlarne con me? E se invece non lo facesse? Se non venisse da me... E se non mi dicesse tutto quello che è successo, ne sarei molto deluso. E che faresti? La lascerei. Ecco che farei. Il piano sta riuscendo alla perfezione. Tutto procede come previsto. Felipe si sta avvicinando a Luna. Capito. Quando crederanno che saranno felici per sempre, ta-dan! 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 Perderanno il tesoro. Il tesoro sarà nostro, nostro per sempre. Tra non molto riusciremo ad avere quella fortuna. Vedo già tutto quello che potrò fare. Sì, anch'io. Allora ho pensato, per prima cosa voglio comprare una bella villa a Beverly Hills, più avanti un'altra a Darlingham, un aereo privato per forza perché sarò una stella. Insomma, io voglio andare a Parigi, Catamarca, Poggi Bonzi, a New York, non so, e andrò... Io voglio solamente una cosa. Che cosa? Essere giovane. Eternamente giovane. Mi chiedo, questo si può pagare? Si compra? Si può anche... Ti dovrei rispondere? Oh, oh no!
Io so già che oggi tutto è in vendita. Anzi, io, che sono una donna moderna, le consiglio un paio di siti internet, così potrà informarsi e vedere com'è. Giovane e ricco. Sì, ricco. Per diventare giovane, però, dovremmo darci una piallatina. No, è geloso, troppo geloso. Io non pensavo che Toto fosse così. E poi stiamo parlando di Alessandro, che è grande. Sembra freddo, sì, però non è freddo, è solo grande, ha altri modi. E poi, a dire il vero, non so che pensare. Allora, la sala mensa è ancora attiva. Ci stiamo occupando degli aspetti legali e di altre cose. Cioè, se ne occupa la mamma. Però ho pensato che forse potrei farlo io. È difficile, sarà difficile. Tu che dici, gattino? Luna. Luna! Sì. È l'amore che ti rende così? Sì. Però raccontami, dai. Mio fratello ti piace o no? Quanto ti piace mio fratello? Di' la verità! Beh, ora però ascoltami, mi puoi ascoltare? Te lo prometto. Toto è geloso di Alessandro. Di Alessandro, che è strano. È davvero incredibile. Toto. Ti posso dire una cosa? Che cosa? Attenta, lui è molto sensibile. Sì, va bene. Eugenia, non ci posso credere, ti rendi conto? Eugenia, la mia Eugenia! Ti potresti calmare un po'? Ma tu capisci che significa? Ho ritrovato la donna che amavo tanto e che ho perduto. Capisci quanto ho sofferto quando l'ho persa? Beh, tutti abbiamo perso qualcuno nella vita. Però ora dobbiamo pensare ad altre cose. Niente è più importante di Eugenia. Siamo in pericolo. Mi sento forte. Risolverò tutto, Diego. Allora, nell'altra vita voi due avrete vissuto momenti belli. Ma sicuramente avrete anche vissuto dei momenti brutti, non è così? Eravamo molto felici. Va bene, e che cosa vi ha separati? Una cosa terribile. Parliamone. Che c'è? Non ti fidi di me? Torniamo in collegio subito, Valentina. Andiamo. No, io devo rientrare, lo voglio ammazzare. No, ora non puoi rientrare, calmati, sul serio. Facendogli una scenata faresti solo una brutta figura. E poi, Valentina, ricordatelo, non sei la ragazza di Ivo. Lo so che fa rabbia, però non hai più il diritto di dirgli niente. Sì, ma lui mi ha detto, mi ha assicurato che non vuole stare con nessuna. E mentre lo diceva era così convinto, ora lo trovo qui con quelle due oche, non ci posso credere. Bene, calmati, sarà meglio andare al collegio e riposare. Domani ci svegliamo e sarà un gran giorno, pianificheremo una vendetta terribile. Però ora andiamo, eh? Andiamo. Andiamo, Vale, sul serio. Ah, bene, guarda un po' chi abbiamo qui. Martino. Guardatelo, il calciatore dell'altra dimensione. Pare che gli piacciano le belle feste, eh? Non ci credo, è venuto qui per raggiungere Ivo. Sta andando alla festa da lui. Li odio, si sentono i più belli del mondo. Bene, dai, sta tranquilla. Ma che tranquilla, Gaia? Ho voglia di urlare, di mettergli le mani addosso. Beh, conosco un metodo decisamente migliore, eh? Andiamo. Andiamo, dai. Toto. Toto, per favore, parliamo! Toto, voglio parlare! Alessandro ti ha dato il permesso? Lo vedi? Sei infantile, dobbiamo assolutamente parlare. Parlare di Alessandro non mi interessa, Miranda. Parliamo di me. Mi sono successe tante cose, sono cambiata, sono cresciuta. Voglio godermi questo momento. E io te lo rovino? Ho capito, va bene. No, tu non hai capito, Toto. Fai il bambino capriccioso e geloso, io non lo accetto. Sai una cosa? Ora devo proprio andare a fare merenda e a vedere i cartoni animati. Non ci posso credere. Se questo è il tuo livello, Toto, ti chiederei... E adesso vado con Augusto e Tobia a scambiare le figurine. Bene, basta, sono stanca. Ascoltami, io aiuto gli altri perché è l'unica cosa che al momento mi rende felice e mi riempie di energia. E domani che farai, Miranda? La cantante pop? La suora di clausura, perché cambi molto spesso, capisci? A quanto pare sei troppo arrabbiato e non mi vuoi ascoltare. E va bene, questo lo capisco. Tu e io, Miranda, abbiamo vissuto tantissimi momenti insieme. Io ti ho aiutata quando avevi litigato con la tua mamma, quando eri malata. Tu ed io abbiamo condiviso tantissimi momenti così. Sì, tantissimi momenti. E che c'entra? Che appena cambia il vento, mi sostituisci con un altro. Oh, sai che c'è? Io questo non lo accetto. E poi non è così, non è come dici. Facciamo una cosa. Va subito dalla tua cioccolata, dai cartoni e dalle figurine, va. E quando cresci, torni da me, d'accordo?
quelli che non suonano col gruppo né sfilano possono pensare al cibo, no? Sì, sì. Così va bene, vero, sì, Emma? Sì, per me va bene. Io voglio sfilare, capito, ragazzi? Noi vogliamo sfilare. Va bene, noi. Beh, calma, ragazze, vi iscrivo. Però il problema è che non so se troverò abiti della vostra taglia. Per favore. Trovali, sì, dai. E mentre il gruppo suona, noi potremo sfilare, giusto? Che bello. Sì, sì, c'è un problema. Dove festeggiamo? Nel parco? Che dite? No, no, sarebbe meglio un altro posto, uno più bello. Dobbiamo prendere una bella sala. Sì, va bene, dopo ne parliamo. Ma altro problema. Chi si impegna a rimanere alla cassa? Io proprio non me la sento. Forse dovrebbe farlo un adulto. Guardate me. Va bene, come sai? Posso sfilare? Iscrivila. Certo. Ha deciso di sfilare? Non ci posso credere. Le ho detto, Avril, se è quello che vuoi fare, fallo. Che potevo dirle? Qui è cambiato qualcosa, ormai non siamo più un gruppo. Sì. E Martin? Lo avete visto? Martin è totalmente diverso, è un altro. Lui viaggia su altre frequenze, va, viene, non sappiamo dove va e non sappiamo con chi, il che è ancora peggio. È una persona totalmente diversa da quella che conoscevo. È una sensazione solo mia o anche voi? Perché io... Calma, 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 Luz, rilassati. Dobbiamo capire cosa fare in questa situazione. Io credo che dovremmo lavorare molto alla mensa e trovare fondi facendo cose serie. Vado a suonare col gruppo. Ah, è molto serio questo. Ragazze, ragazze, non prendetela male. È quello che mi piace fare. Per me la musica è una cosa seria. No, no, non guardare me. A me oggi non verrà in mente niente di interessante, perché non sto bene. A me neppure. Caterina, io non mi ricordo dell'altra dimensione, ma penso che qui non ce la passiamo poi tanto meglio. Noi stavamo preparando il nostro matrimonio e ho ricevuto un biglietto. Era anonimo. C'era scritto che il nostro matrimonio aveva un prezzo. E che il prezzo era la vita di Eugenia. Sì, se vi foste sposati, lei... Esattamente, esattamente. Io ho ignorato quegli avvertimenti, ma la situazione è diventata terribile, con minacce... Però l'hai sposata. Sì, naturalmente. Noi ci amavamo. E dopo aver detto di sì, sono scomparso, sono finito nell'altra dimensione. Eusebio? No, il mio mentore, il mio maestro. L'ha fatto per salvare la vita a me e a Eugenia. Perciò, aspetta, lei non ha mai saputo perché sei sparito? Avrà pensato che l'avevo abbandonata e ho sposato un altro. Ma ora devo cambiare la storia, Diego. La voglio cambiare. Che ne è stato di lei? Niente. Si è sposata con un altro. Con chi? Non voglio continuare. Beh, mi hai detto le cose più importanti, no? Mm-hmm. Esatto. Il resto è un dettaglio. È ovvio che sono confusa. Beh, devi parlarne con Alessio quanto prima, Luna. Lo so, papà. Mi sto solo chiedendo come affrontare la conversazione e non so come fare. Io voglio dirgli tutto, ma non so come. È molto difficile, sì. Non crederà una parola. Penserà che lo prendo in giro o che sto cercando un pretesto per tradirlo. Oh, come faccio, papà? Dimmi, tu, da uomo... Che penseresti? Eh beh, che mi stai prendendo in giro. Vedi? Lo vedi? Però Alessio è differente, sai, lui ha una sensibilità che gli fa vedere la vita con più chiarezza. Non lo so, forse lui ti potrà capire. Tu provaci. Ho paura. Va bene, amore, io non... Anche se ti capisco, non so che consigliarti, Luna. Però non posso consigliarti di fare quello che senti perché faresti un pasticcio con Felipe... È una situazione difficile, amore. Non so che dirti. O fai quello che senti o quello che pensi. Non lo so. Sì, non so che fare, papà. Ho paura di tutto ultimamente. Non voglio che nessuno dei due soffra troppo. Beh, neanche tu, non pensare solo a loro. Voglio chiamare la terapista. Devo sapere di più. Di più? Sì, piccolina. Consulta la terapista, vacci subito. Ma non pensare di trovare conforto. Ah, quanto è saggio lei! Signore Eusebio, davvero saggio, Eusebio, un vero maestro. Quando andrai dalla terapista, troverai ad aspettarti una bella sorpresina. Sta andando tutto liscio, no? Sì, io mi sento sempre più vicina al tesoro. E la gatta? È tanto che non la vedo in giro.
La gatta bene, le manda i suoi saluti, le augura buona Pasqua, le augura buon Natale, felice anno nuovo. Non... Dov'è la gatta, Rita? La gatta l'ho rinchiusa. Com'è? L'ho rinchiusa ultimamente, era molto nervosa, graffiava, voleva aggredirci. Non mi sono mai piaciute quelle unghiette. No, no, così non va, perché voleva aggredire me, lei e sua sorella e tutto il mondo. Così non va, e per questo, vede, io l'ho cullata tra le mie braccia, proprio come se fosse un neonato e... E poi? L'ho rinchiusa. Le hai lasciato acqua e cibo? Ovvio, ovvio, acqua, cibo, tutte le sue cose, tutto quanto, dormi. Vada a lei, perché arriverà il momento in cui ci tornerà utile. Gaia, sicura che funzionerà? Sicurissima, come puoi non fidarti di me? Bene, sei pronta? Va bene, coraggio. Buona fortuna. Siamo pronte? Uno, due, tre, via! È troppo fredda, non ce la faccio, non resisto, è impossibile! No, devi resistere, perché cuori in fiamme e mente fredda sono l'ideale per preparare una vendetta! Oh, ti senti meglio? Nessun altro ragazzo potrà permettersi di prenderci in giro, mai, lo giuro, mai più! No, 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 mai più, mai più, mai più! Ah, che freddo, vedrai che ci farà bene. Allora... Stai bene? Ho un po' freddo. Bene, allora abbiamo risolto il problema dei biglietti. Chi li vende e a quanto? Poi abbiamo anche pensato alla cantina. L'unica cosa che manca, ragazze, è provare. Che stiamo aspettando? Forza, bene. Per favore, sì, musica, ragazze, sì. In piedi, dai. Forza, Batuva! Attento! Oh, my love, oh, my love, oh, my crazy love, quiero che mi musica sia tuo. Bene, bene, ragazze. Allora... Ho una bella notizia per tutte. Vengono le amiche di mia madre, che sono circa 76.000. E non vengono da sole. Ma con chi vengono? Con chi? Con il portafogli! Tu, che ci fai tu qui? Permesso. No, no, no. Per favore, ho bisogno che mi ascolti, ho bisogno che mi aiuti a capire che cosa mi sta succedendo. Non posso, ho paura. Che significa ho paura? Sì, sì, l'ultima volta che sei venuta non è andata bene. No, 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 ho paura. No, per favore, mi ascolti, questa storia per me è importante. No, non capisci. Quando sei venuta sono successe cose strane. Prima che arrivassi ho avuto una sensazione così anomala. Durante la seduta ho avuto un mancamento e quando sei uscita è stato orribile. No, assolutamente, non voglio vederti mai più. No, perdonami. Beh, no, per favore, io ho bisogno che lei mi aiuti. No, mi dispiace, ma no. Perché non troviamo un accordo? No, possiamo... no, no, non voglio più avere a che fare con te. Posso... No! Alla fine a noi è toccata la parte peggiore. È vero, le ragazze si truccano, si pettinano, giocano, fanno di tutto e noi dobbiamo lavorare come muli. Ehi, Raul, lo sai che ho pensato, e se sfilassimo? Oh. È una buona idea, no? Sì. No, 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 neanche. Ragazzi, no. Pensateci, siamo belli o no? Sì. Immaginate di essere in passerella mentre sfilate e tutte le ragazze... Esattamente. No, 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 mai e poi mai, Raul. No? Io non voglio salire sulla passerella come una ragazza, non contarci. No, 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 io neanche, no, non ci penso nemmeno. Ascolta, io passo, perché preferisco lavorare tutto il giorno che sfilare. Concordo con te, amico. Ragazzi, non contate su di noi. Ehi, prima vi stavate lamentando. I ragazzi dell'altra dimensione hanno ragione, ci lamentiamo di tutto, eh? Sì, è vero, Tom ha ragione. Dobbiamo lavorare e basta, senza pensare tutto il giorno a cosa fa quello o quell'altro. Va bene? Sì? Mi sento a pezzi. Non so che fare o che pensare di tutto questo. E se parlassi con Eusebio? Eusebio non è una brava persona, lo sì. Sì, lo so, però è molto potente, ti potrebbe guidare. Non so, forse hai ragione. Però in cambio di che? Quel tipo non fa niente per niente e io non sono affatto disposto a fare qualcosa per lui. No, sì, lo so, però...
Forse lui potrebbe dirti qualcosa di utile. No, senti, questa è una follia. Se Luna vuole stare al gioco di Felipe, che lo faccia. Però io non voglio farlo. Beh, a me non voglio finire nell'altra dimensione. Io voglio stare qui, nel mondo reale, in cui ci troviamo tu e io, basta. Sì, però qui, nel mondo reale, la tua ragazza ha baciato Felipe. Lo so benissimo. Per questo devo prendere una decisione. Ma non voglio sentir parlare di altre dimensioni, di vite precedenti. Queste cose mi hanno stancato. Ciao. Ciao. Vuoi che ti prepari qualcosa da mangiare? Hai fame? No. Non ho fame, sono un po' stanca. Dove sei stata? In giro, a pensare un po'. Luna, mi piacerebbe che noi due parlassimo. Adesso no, Alessio, per favore. Domani, ok? Vieni qui. Bene, la prima cosa da fare è dire a Diego che i ragazzi sono usciti per andare a una festa senza chiedere il permesso. No, Valentina, a Diego non bisogna dirlo, dai, pensaci bene. Se diciamo a Diego che sono scappati, in maniera indiretta stiamo incolpando anche Aldo, e poverino. Perché è chiaro che lui li ha coperti, è così. Sì, è vero. Che rabbia. Noi siamo qui da sole, senza niente da fare, annoiatissime. E il signorino se la spassa alla grande a una festa con quella... con quella ragazza. Lo sai che farei? Lo porterei in cima a una montagna e ce lo lascerei a morire di freddo da solo. Non so, questo no. Però non rimaniamo con le mani in mano. Qualcosa dovremmo pur fare, o no? E che possiamo fare? Non possiamo accusarli per via di Aldo. Non posso andare alla festa e rovinargliela perché non possiamo. Posso. E... che faccio? Che faccio? Dico alla ragazza di non stare con Ivo perché è un... Che cos'è? È un traditore. Non ha nessuno, Vale. Sai, la cosa migliore che puoi fare a Ivo è ripagarlo con la stessa moneta. Mi capisci? Esci con un'altra? Ok, tu esci con un altro. No, perché io non voglio vedere un altro. Non serve che tu veda un altro. Basterà semplicemente che lui lo creda. Ascolta, mi è appena venuta un'idea. Ascolta bene che cosa farai. Ehi! No, più o meno. No, parla più forte, Aldo, non sento niente. Insomma, che succede? Dovevate tornare prima di mezzanotte. Va bene, Aldo, tra poco torniamo. Pronto? Non ti sento, Ivo, come? Tra poco torniamo, Aldo. No, tra poco niente. Vi voglio immediatamente in collegio, Ivo, lo capisci? Mi metti nei guai. Sì, ho capito, va bene, hai ragione. Ora veniamo. Ciao. Se lo scoprono mi ammazzano. Amico, era Aldo. Sì? Ho detto che era Aldo. Dobbiamo tornare in collegio o ci ammazzano. Però sai, Martin, io da qui non mi muovo neanche morto. Neanche morto. Andiamo! Andiamo a bere qualcosa? Forza! Andiamo! Avete macchiato il mio onore. Pagherete per questo. Eugenia è mia. Voi l'avete abbandonata e lei così ha trovato il vero amore. Non può finire così. Eugenia e io siamo anime gemelle. Voi non siete nulla per lei. Ah sì, questo lo vedremo. Sì. Per l'amore di Eugenia. Per l'amore di Eugenia. Caspita, è stato bello, eh? Mi sono divertito. Sì, ti ho visto, come un pazzo. Beh, è che non ero mai stato a una festa così. La musica non mi piaceva, però le ragazze... Hai visto che ragazze? Alla fine avevo ragione o no? Sì,
Non devo preoccuparmi per Valentina, per Gaia, creandomi problemi inutili. Tanto le ragazze interessanti sono un'altra cosa. Sì, sono più come Giulia. Certo, come Giulia, che è più calma, più rilassata, certo. Più divertente. È finita la telenovela con quelle due, capisci? Certo, oppure come sua sorella. Io e te ci capiamo, Martina. Adesso dobbiamo pregare. Non devono vederci entrare in collegio. Vieni, andiamo. Ehi, Raul. Raul. Che c'è, Pollo? Ivo e Martin non hanno dormito qui. È vero. Non so, mi sono svegliato da un po' e... forse si sono alzati presto. No, non si sono alzati presto. Guarda i loro letti, sono fatti. È ovvio che non hanno dormito qui. Non lo so. Permesso? Avanti. Scusate, stavate dormendo. No, va bene. Tanto. Sicuri? Sì, tanto ora bisogna alzarsi. Vieni. Martin non si è già alzato? No, Ivo e Martin non hanno dormito qui, in collegio. Come hai detto? Oh no, sarà successo qualcosa. Non credo, saranno usciti ieri sera e avranno dormito fuori, o no? Non ci posso credere. No, io non ci posso credere perché Ivo, che è nostro amico da una vita, fa sempre come vuole, lo avete capito questo? È uscito e non ce l'ha detto, è come se non esistesse. Basta, sinceramente mi ha stancato. Che vuoi fare? Non lo so, voglio andare a dire a Diego che sono scomparsi. Ah, bene, ma allora sei uno spione, un traditore. Non è uno spione, sì. E se fosse successo qualcosa? È vero, devo raccontargli che cosa è successo. No. Se succede qualcosa a Martin muoio. Come non sono tornati a dormire? E ora dove sono? Non lo sappiamo, però ieri li abbiamo visti uscire. Comunque stia tranquillo, perché non è quello che sta pensando Diego. No, non sto tranquillo. E non ti capisco. Intendevo dire che Ivo e Martin non sono finiti di nuovo nell'altra dimensione e se la sono svignata. Basta, Ulisse, non scherziamo. Perché due ragazzi sono usciti senza il mio consenso e ancora peggio, non sono tornati a dormire. Avanti. Permesso? Aldo, lei sapeva che Ivo e Martin non hanno dormito qui? No, però non si preoccupi, sicuramente stanno bene. Ah sì? E lei come lo sa? Ieri mi hanno chiesto il permesso di partecipare a un provino di calcio. Ieri era ieri e oggi è oggi. Puoi smettere di giocare? Dove sono? Sono sicuro che stiano bene, Diego sul serio. Ah, a me sembra proprio che mi nasconda delle informazioni. Che cosa sa? Aldo, sto aspettando che lei risponda. Sa qualcosa, sì o no? Buongiorno. Buongiorno, come va? Scusi se la disturbo nuovamente. Non si ricorda di me? No, veramente no. Come no? Ero qui ieri, l'avevo consultata per Luna. Luna? Sì. No, io con quella ragazza non voglio avere a che fare. Mi dispiace, no, non voglio però... sapere niente, no! Stiamo rischiando grosso, ma ne è valsa la pena. Ci siamo divertiti così tanto che... Si può sapere dove eri finito? Parlo con te, Ivo. Dove eravate? Eravamo in giro. Stavamo cercando degli scarpini per sì, Martin. Ma non c'erano. Non abbiamo preso niente. Voglio la verità. Dove hai passato la notte? Martin, che bello rivederti. Ti senti bene? Sì. Alessio? Chi è lei? Tu non mi conosci, però io sono l'unica persona che può aiutarti in questo momento. Come può aiutarmi se nemmeno mi conosci? Ti conosco meglio di quanto tu pensi. Io so che ora vorresti recuperare il tuo passato. Buono. Ciao, Luna. Scusa, hai visto Alessio per caso? No, non l'ho visto. Non l'hai visto o stai cercando di evitarlo? Di che parli? Senti, Luna, tu sai perfettamente che cosa provo per Alessio. E lo stai facendo soffrire. Ti stai comportando molto male. Ti posso fare una domanda? Perché non smetti di intrometterti nella mia vita? Perché no? Perché io amo Alessio con tutta me stessa e non sopporto che per colpa tua lui soffra così tanto. Bene, finalmente lo ammetti.
E così sei innamorata del mio ragazzo? Sì, ne sono innamorata molto più di quanto non immagini. Bene, ti avverto, anch'io sono innamorata. Lo amo con tutto il cuore e non intendo perderlo. È tardi, troppo tardi. Come? Alessio ti ha visto baciare Felipe. Che ne dici? Il mio nome non ha importanza. Mi chiamano la sacerdotessa del tempo. E come è arrivata fino a me? Non lo so. È come se mi avessero avvisato che tu hai bisogno di me. Quello che devo capire ora, Alessio, è se tu sei convinto che sono io la persona che può aiutarti. Però io non la conosco. Bene, ascolta. Io pratico la magia bianca. Insomma, risolvo problemi simili a quelli che hai tu adesso. Però solo percorrendo le vie del bene e della verità. Quindi lei potrebbe veramente aiutarmi a recuperare la mia vita passata, a capire cosa è successo? Sì, certo. Sempre che tu sia sicuro. Sai di che cosa stiamo parlando? Sì, so di che stiamo parlando e so che voglio farlo. Però sai che potrebbe causarti problemi gravi, compresi dei disturbi che non hanno cura. Io ho bisogno di sapere se quello che ho sognato era reale o solo un sogno. Va bene. Se sei così sicuro, sì, allora... Sì, sono sicuro. Devo trovare un senso a tutto questo. Eugenia, volete prendere come vostro sposo Felipe per amarlo, onorarlo ed essergli fedele tutti i giorni della vostra vita? Sì, lo voglio. Felipe, volete prendere come vostra sposa Eugenia per amarla, onorarla ed esserle fedele tutti i giorni della vostra vita? Sì, lo voglio. Pertanto, vi dichiaro marito e moglie. Ora potete baciare la sposa. Che ci fai tu qui? Tranquillo, sta tranquillo. Io non voglio farti niente. Non mi farai mai paura. Però attaccare alle spalle non è da uomini. Adesso ti distruggo. Va bene, calma. Voglio solamente scambiare due chiacchiere con te. Tu e io non abbiamo niente di cui parlare. Oh, che peccato. Perché quello che volevo proporti è molto interessante. Così mi piaci. Amici? Noi due non saremo mai amici. Perciò parla di quello che devi dire e vattene. Ma che aggressivi che siamo. E così alla fine hai trovato la tua amata Eugenia? Mi sorprende tanto il potere dell'amore. È così commovente. È davvero indistruttibile, a quanto pare. Sì, sì, è così. Peccato che lei sia impegnata. Che vuoi? Visto e considerato che pare che non ci sia modo di separarti da Eugenia, ti propongo una cosa. Tu mi dai il tesoro e io mi occupo di separare Luna e Alessio per sempre. Allora, il tesoro in cambio dell'amore di Luna. Suona bene, no? Yeah.
lo que digan, porque mi vida cambió desde aquel día en que lo conocí.